Prima che, come grande calciatore, soprattutto di Vicenza, Napoli e Padova, e buon allenatore, tra le altre squadre Venezia e Pordenone, verrà ricordato come l'uomo contro del calcio italiano. Uno che tanto per dire non ha mai negato di aver negli ultimi tempi parole di elogio solo per Mario Balotelli è l'unico per cui tifo, è autentico in un mondo di omini, non si nasconde, sbaglia e ci mette la faccia, diceva. Alla fine, però, in piena emergenza coronavirus. Un tumore ha portato via anche lui Ezio Vendrame, un calciatore per il quale il binomio genio e sregolatezza era decisamente azzeccato. Nato a Casarsa della Delizia, 72 anni fa da tempo stava combattendo con il male che, alla fine, lo ha sopraffatto. Un genio del pallone, lo hanno definito in tanti così, e protagonista di numerosi episodi bizzarri che lui stesso ha raccontato in alcuni libri di successo. Un titolo fra tanti, Se mi mandi in tribuna, Godo. All'età di 13 anni approda all'Udinese, poi passa alla spalle nel 1969 e arriva al Siena. Esordisce in Serie A nell'estate 1971 con il Lanerossi Vicenza. Dopo la parentesi Napoli, approda al Padova in Serie C dove rimase due stagioni collezionando 57 presenze. Nella stagione 1978-79 contribuisce alla promozione del Pordenone in Serie C2. Giocatore prima. Tecnico poi, da sempre uomo antisistema per definizione, non amava il calcio atletico, ma la tecnica con cui aveva mandato in visibilio tante tifoserie, in particolare quella del Vicenza. Tanto da non essere dimenticato anche tanti tanti anni dopo le sue gesta in campo.